Oggi andiamo a preparare i cantucci alle nocciole. Io ti farò vedere una versione semplice con le nocciole e un'altra cioccolato e cacao. Ma iniziamo subito con il rompere le uova, zucchero e mescoliamo. Ammoniaca per dolci, aroma all'arancia oppure scorza d'arancia, che è ancora meglio. Io non avevo l'arancia, quindi utilizzo questo. Un pizzico di sale. Puoi anche inserire un cucchiaio di marsala o altro vino liquoroso. Poi farina e burro morbido. Infine le nocciole tostate. Perfetto, adesso lavoriamo con le mani fino ad ottenere un bel panetto liscio ed omogeneo. Logicamente il burro si deve completamente assorbire nella pasta. L'ammoniaca per dolci fa un odore molto molto forte, fastidioso anche, però nei biscotti è proprio l'ideale ed è perfetto per renderli fragranti. Ottenuto un bel panetto liscio ed omogeneo, lo andiamo a dividere a metà. Questa parte rimarrà così invariata, quindi bianca, mentre questa la andremo a colorare al cacao e cioccolato. Quindi questi biscotti risulteranno ancora più golosi. E scagliette di cioccolato oppure gocce di cioccolato. E amalgamiamo il tutto. Questi sono dei biscotti molto calorici, però siamo a Natale e ci sta! Chi se ne frega? Se non sgarriamo adesso, non sgarriamo più. Pronto anche quest'altro panetto. Diamo forma ai nostri cantucci. Mi sembrava che la fotocamera stesse registrando, invece, non era così. Quindi ti dico che ho fatto due filoncini con la pasta frolla che hai visto e poi l'ho cotto nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. Adesso vado a ricavarmi i veri cantucci. Come? Tagliandoli con il coltello diagonalmente. Ha uno spessore di circa 1,5 cm. Attenzione, prima di tagliarli, lasciali leggermente raffreddare. Non ti preoccupare se mentre ricaverai i cantucci tenderanno a sbriciolarsi. È normale, perché la pasta frolla al burro li rende veramente friabili. Ma anche se non risulteranno perfetti esteticamente, ti posso assicurare che lo sono a livello di gusto. Provare per credere. E li facciamo asciugare nel forno a 200 gradi, questa volta per 5 minuti.